Monsun Manu Terme si sono davvero fatte le ore piccole. La manifestazione si è chiusa alle 3 del mattino per la notte sotto le stelle, con tante iniziative in Piazza Giusti, Piazza Martini, Piazza Mendola, Piazza del Popolo, Via Toti e Via Matteotti, realizzate per un progetto che ha previsto 3 spazi fissi dedicati allo spettacolo, con esibizioni che sono andate da concerti alla danza, un'area dedicata ai più piccoli, con i sempre apprezzati gonfiabili, e le amatissime giostre a cura di Termeland. Un programma con tante proposte approntate dall'Associazione Culturale Senza Tempo, che ha anche dato spazio a artisti di strada, esposizione di 2 e 4 ruote con un raduno di vespe e la partecipazione del coordinamento di pistole del Fiat 500 Club Italia. A completare poi l'offerta è stata un'area street food affiancata da un mercatino vintage nella centralissima Piazza Giusti. Alla fine, per l'amministrazione comunale è stato buono il riscontro di pubblico per la notte sotto le stelle. Ci sono tante iniziative, anche il museo è aperto, ma le attività sono colme di gente, il popolo di Monsummano si diverte, a noi interessava questo per chiudere bene l'estate e iniziare con slancio il nuovo anno. Viva Monsummano, e questa è la notte sotto le stelle, ci hai risparmiato anche il tempo, cosa vogliamo di più? Divertiamoci!